giorno di asilo e avevo 4 anni. Quando ero tornata a casa, ho iniziato a vedere dei cartoni, i giocattoli, i libri e mi sono cominciato ad appassionare alla storia dei dinosauri e mi piacevano cosa c'era prima, dopo, cosa facevano. Poi ho continuato a comprare giocattoli. Papà me ne compra sempre nuovi, ne ho chiesto anche un altro a Natale, uno per il compleanno. E mi piace ogni singola caratteristica. Buongiorno! Wow. Ciao! Buongiorno! Ciao! 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 Come ti chiami? Andrea. Hai risposto immediatamente, quindi sai il tuo nome, è un buonissimo. Ok. Di dove sei, Andrea? Sono di Vigo Equense, ma mi sono trasferito a Roma. Vabbè, per necessità lavorative, immagino. Sì. Che forte! E quanti anni hai, Andrea? 8. Perché sei qui, Andrea? Perché ho una grande passione dei dinosauri e ve la voglio mostrare. Benissimo, siamo curiosi, Andrea. Ne ho parecchi, 2 tavoloni. Sì. E quindi, Andrea, noi come possiamo aiutarti? Allora, modo questo a Elio e mi mettete alla prova. Vai, va bene, fai tutto tu. Vai. Mettimi alla prova. Che devo metterti io alla prova? Sì. Ok. Ok, in cosa consiste il tuo talento? Allora, voi mi dite il nome del dinosauro, io vi dico periodo, alimentazione, se lo sai il significato del nome. Se lo sai? Sì. Anche grande umiltà. Sì. Sì. E anche se le so, caratteristiche, peso, lunghezza, altezza. Partiamo con il primo? Sì. Ok. Sauropelta. Sauropelta. Ecco. Un attimo. Niente, vai. Eccola. Quella? E corrisponde all'immagine, Elio? Sì. È quella. Era vissuta nel Cretaceo. Perfetto. Era erbivoro. Perfetto. Muovi quel dinosauro, mi sa che twercava in quel periodo. Fammi vedere, twercava. Questo sì. È un modo di difesa. Ah, non è twerk, ok. Se un dinosauro lo attaccava da qui, lei si girava così. Con la coda. Se stava dall'altro lato... Così. Ok, perfetto. Ma a casa tutti questi dinosauri sono suoi? Sì. Vai, Mara. Difficile, Mara. C'è qualche collega, Mara? assolutamente sì. Senti, dimmi com'è la situazione dello stiracosauro. Stiracosauro, eccolo. Ecco. Un attimo che... Niente, vai tranquillo. Cerco. Eccolo. Eccolo. Stiracosauro. Sì. Corrisponde all'immagine uguale. Sì. Beh, allora... Era un dinosauro erbivoro del Cretaceo. Bravissimo. Aveva questo collare con delle spine attorno proprio per evitare che i predatori li mordessero il collo. Eh già. A differenza dei ceratopsidi. Da non confondere, giusto? Non li confondiamo perché è un errore che io faccio spesso. Me lo fai vedere, scusa, il ceratopside? Ma troppo figo! I ceratopsidi sono tutti quelli della famiglia tipo triceratopo. Esatto, sì. Ma a differenza del triceratopo, aveva un corno solo. Sì. E secondo te cosa è meglio? È meglio una mega corona di spine che 3 corni. Giusto! Giusto. Penso anch'io. Sono d'accordo. Certo. Ma quanti dinosauri hai, Andrea? Tantissimi. Tantissimi. Ma tu vuoi stare qua fin quando te li abbiamo chiesti tutti? Fin quando me li ha chiesti tutti. Sarà una puntata lunghissima, Frank. Sì. Allora, brachiosauro. Brachiosauro, eccolo. Eccolo. Era un dinosauro erbivoro. Oh, guarda, è ancora vivo quello.
vissuto nel Giurassico. Giusto. Era uno della famiglia dei sauropodi, ovvero dinosauri a collo lungo. Wow. Il nome significa lucertola dalle braccia, perché le zampe anteriori più lunghe di quelle posteriori sembravano proprio braccia. Guarda come si allungano. Si allungano. Ma scusa, avevano il collo lungo per raggiungere le piante in alto? Sì, giù. Vabbè, questo è ovvio, non l'hai detto neanche. Tipo conifere, cicadee. Alle piante stai dicendo? Piante preistoriche. Un altro, dai! Dai! Allora, Andrea, scusa, tocca a me. Allora, ti faccio una domanda semplice, ma perché sono curiosa della spiegazione. Ok. Giusto. Tirannosauro. Famosissimo. Eccolo qua. Il più grosso. Mamma, quanto è grande. Avrei evitato, vabbè. Ma non fategli fare delle cose troppo semplici, scusate. Ma no, voglio sapere. Ragazzi, non fatelo arrabbiare, altrimenti scatta il ruggito. Ah, sì? Fatti ruggito. Wow. Dinosauri carnivori del Cretaceo più conosciuti, famosissimo. Il nome significa re lucertola tiranna, perché Rex in latino significa re. Hai togli capito? La X. Togli la X. Così funziona. I suoi resti sono stati ritrovati in Nord America. Ah, ok. E correva a 20 km orari. Ma tipo se ti capitava a te, facciamo per assurdo, di viaggiare nel tempo e di ritrovarti di fronte a un T-Rex, c'è un metodo? C'era il Cretaceo superiore 65 milioni di anni fa. Sì, quel periodo, giù di lì. Tipo lì, sì. Dico, c'è un metodo per sfuggire al T-Rex? Sì. Sì. Allora, il T-Rex è molto bravo soprattutto nell'inseguire e mangiare. Ah, ho capito. Sì, quella cosa lì la sa fare bene. Quindi se ti trovi davanti a un altro dinosauro mentre scappi da lui, ad esempio ti trovi davanti a un gigantosauro mentre scappi da un T-Rex, il T-Rex vede il gigantosauro, fanno la lotta, si distraggono e ti lasciano via di scampo. Ah! Hai capito qual è il metodo? Distrarli. Andrea, vieni a prendere il quaderno. Ecco. E poi torna sulla stella che ti diciamo cosa ne pensiamo. Quanto sei bello, Andrea. Jurassic Park, quante volte l'hai visto? Parecchie volte, tantissime. Mara? Beh, sei stato bravissimo. Mai avremmo potuto immaginare che venendo qui un bambino della tua età ci facesse questa lezione. Bravissimo, sei stato molto bravo. E secondo me sì. Fede? Andrea, io ti faccio solo una domanda. Cosa vuoi fare da grande? Il paleontologo. Oh. Beh, comunque sei veramente bravissimo. Grazie per la tua lezione di storia. Anche per me è un gigantesco sì. Elio? Andrea, secondo me devi fare un nuovo tipo di paleontologo. Uh-huh. Il paleontologo attore. È una bella idea questa. Anch'io ti dico sì, Andrea. Andrea, io non ho mai visto un bambino così preparato, intelligente, simpatico, pieno di passione, pieno di gioia. Un bambino come te non l'ho mai visto, quindi sono quattro sì. Bravo! Bravissimo. Ciao bello! Sei il mio giudice preferito, Frank! Che tu sei il mio bambino preferito! E io! E il mio musicista preferito! Guarda, che figo! Mamma mia! Andreino! Oh, amore! Vieni qua! Ma quanto sei stato bravo! Batti 5! Io non ho mai visto una cosa del genere. Anche perché tu gli chiedevi altro e lui cominciava a parlare. Si fa il racconto. Ma ragazzi, ma lo sai quante volte se lo sarà immaginato nella sua testa, tutti gli incontri. Senti, Andrea, ho un regalino per te da parte del più famoso paleontologo italiano. Dice. Sai chi è?
È Alberto Angela. È Alberto Angela, Andrea. Comunque mia performance Fittissimo. Preferita quest'anno. Sì. Mia performance sì, preferita. Sì, sì. Peccato, perché ci stava. Sì.